dei grandi comuni che l'astensione da record. Un centrodestra diviso e litigioso allontana fiducia e allontana gli italiani. E quindi abbiamo il dovere di lavorare compatti e il primo atto di compattezza lo dobbiamo dimostrare nelle prossime settimane per la legge di bilancio. La mia speranza, il mio obiettivo è di andare unitamente da Draghi, sia che in maggioranza sia che in opposizione, per portare le richieste del centrodestra sul taglio delle tasse. Quindi avere una manovra economica coraggiosa che metta ancora più miliardi sul taglio delle tasse, dalle bollette della luce e del gas a quelle per chi assume dei lavoratori, che eviti il ritorno alla Fornero, che si occupi di lavoratori precoci, che tenga in vita la flat tax per le partite IVA. Quindi ognuno nelle sue posizioni, però Salvini, Berlusconi e Meloni insieme a rivendicare una politica di taglio delle tasse di cui l'Italia ha bisogno, e poi scegliere già entro l'autunno tutti i candidati di tutti i comuni che andranno al voto nella prossima primavera, e saranno centinaia, per evitare di arrivare in ritardo come è accaduto questa volta. Quindi gli italiani che sono rimasti a casa ci hanno dato un segnale che cogliamo con estrema serietà e attenzione. Il centrodestra compatto poi sarà determinante anche nell'elezione del Presidente della Repubblica, che ci sarà a febbraio, però abbiamo tempo per parlarne perché siamo in ottobre. Nella nota congiunta avete parlato di un'azione parlamentare condivisa, ma appoggerete Fratelli d'Italia nella mozione di sfiducia alla Lamorgese? Parleremo di tutto e sceglieremo tutto unitariamente, di questo oggi non abbiamo parlato. Avete detto no al proporzionale, ma dal PD dicono che il centrodestra cambierà idea. L'ha detto Marcucci. Ah beh, l'abbiamo definito al tavolo. Sistema elettorale proporzionale significa il caos. Noi vogliamo un sistema elettorale che la sera del voto ti dice chi governa, chi ha vinto e chi ha perso. Quindi un maggioritario. A noi va benissimo l'attuale legge. Se qualcuno a sinistra vuole modificare l'attuale legge, noi possiamo ragionare però di una legge ancora più maggioritaria. Quindi il ritorno al caos, ai 62 partitini e al proporzionale dal centrodestra unito avrà un no secco. Salvini, Berlusconi vi ha convinto sul fatto che seguendo i Novax e noi Green Pass si perdono voti? No, non ha abbiamo chiesto parlato di cambiare di linea su questo, su Green non Pass? Non abbiamo eccetera. Parlato di questo, abbiamo parlato di manovre economiche e di taglio delle tasse. Meloni è la nuova leader del centrodestra, Salvini? Non abbiamo parlato di questo, abbiamo parlato di taglio delle tasse. Quindi parlerete in futuro, no, nei prossimi giorni, anche di leader? No, gli italiani in questo momento hanno il lavoro, la difesa del lavoro e di ogni singolo posto di lavoro come priorità. Quindi tematiche politiche come queste non sono all'ordine del giorno delle nostre discussioni. Quindi neanche quella del prossimo Presidente della Repubblica non è stato neanche accennato? No. Si vota a febbraio, ne parleremo più avanti. Il centrodestra voterà compatto. E siccome su 1000 persone che eleggeranno il prossimo Presidente della Repubblica, 450 oggi sono di centrodestra, e quindi qualunque scelta da qua dovrà passare. E ci sarà un voto compatto di tutti i parlamentari di tutto il centrodestra. Questo è poco ma è sicuro. La permanenza della Lega al governo è in discussione? No. Farete una proposta comune anche di riscrittura del reddito di cittadinanza anche con Fratelli d'Italia, quindi anche con l'opposizione? L'obiettivo è di fare proposte comuni su tutto. Oggi stiamo portando avanti una discussione comune, un atteggiamento comune anche sulle mozioni in aula, quindi poi chi fa la maggioranza va la maggioranza, chi fa l'opposizione. Ho chiesto a Berlusconi una riunione già settimana prossima dei ministri di Lega e Forza Italia per coordinare l'attività di tutti e sei i ministri, perché sei ministri che lavorano compatti in Consiglio dei Ministri ottengono più risultati rispetto a chi lavora unitariamente, e quindi l'obiettivo è che, rispettando chi è maggioranza e chi è opposizione, però si abbia atteggiamento comune. La prossima manovra economica sarà il primo banco di prova, nel senso che se il centrodestra compatto, maggioranza e opposizione, riuscirà ad aumentare i miliardi a disposizione del taglio delle tasse e magari ridurre i miliardi a disposizione del reddito di cittadinanza, vorrà dire che abbiamo fatto bene. Quindi, per sintetizzare, ascolterete d'ora in poi prima i vostri alleati all'opposizione che i vostri alleati di governo in maggioranza. Io parlo con Draghi e cerco di tenere il centrodestra unito. Queste sono le mie due priorità. Non crede che sia un problema al governo il fatto che fate le proposte insieme a una no, parte? Anzi, che avere il centrodestra compatto è un valore aggiunto per Draghi e per il governo. Grazie a tutti. Prima manovra, grazie. Su cosa...